Ciao! Oggi vi faccio vedere come ho idratato la pelle, anzi come ho idratato la pelle in questi 2 mesi di estate. Caldo, freddo, troppo caldo, non si capisce che tempo fa, però io alterno i prodotti che ho, non ho una regola come usarli. Come mi gira, come mi sento, li uso. Vi faccio vedere per prima le creme in forma liquida, ho la versione della Vivi Verde crema corpo idratante protettiva e l'altra sempre protettiva però nutriente, una è idratante e l'altra nutriente. Questa nutriente per esempio la preferisco come profumo, ha la base l'estratto di pompelmo e bambù e l'olio di jojoba o jojoba come volete chiamata. Proveniente dall'agricoltura biologica, uguale qui, ingredienti sempre dall'agricoltura biologica, però non hanno nessuna certificazione. E qua invece l'estratto dell'olivero spinoso, io credo che questo profumo qua che a me non piace tanto, perché quando ho avuto una crema per gli occhi, per il contorno occhi, non ho gradito per niente il profumo dell'olivero spinoso, però comunque ho deciso di provare per vedere la differenza. Differenza di prezzo non c'è. Però neanche dell'idratazione, in tutti e due i casi ho la pelle ben nutrita, però vi dico, io adoro questo profumo, ma però sono promosse tutti e due. Sempre per idratare la pelle, un altro prodotto della Benecos comprata via internet, questo mi sa che è sull'Eco Cose, ho comprato un po' di tempo fa, adesso non mi ricordo, però sì, è la Eco Cose. Questi invece due nella Coop, quelli più grandi. 3,65 li ho pagati, formato 200 ml, un po' troppo liquida come formula, vediamo se, ecco, se vedete, però è molto nutriente, anche se è liquida nutre molto bene la pelle e lascia un delizioso profumo di bambù, di pompelmo, buono. Invece in questo caso sempre agrumato è, però come nutrizione io sento differenza. È più consistente la crema, però idrata di meno. E se devo dare un voto, ah, è questa, non ho detto che ho pagato 150 ml, ho pagato 3,49 più o meno così su quasi tutti i siti. Non credo che ricomprerò questa crema, però magari alcune persone che non hanno bisogno di tanta idratazione possono trovarsi bene con lei. Ho voluto provare perché da Benecos io non mi aspetto molto, molto effetto come nutrizione, però so che è un'ottima azienda che usa ingredienti biologici. Piuttosto di comprare, non so, magari in un periodo non ho voglia di spendere tanti soldi, li do benissimo quelli pochi che posso dargli al Benecos. Una nutrizione più profonda mi dà il burro corpo, sempre della Vivi Verde, vellutante protettivo burro corpo, sempre con la stessa donna, la linea intera della Vivi Verde ha questa immagine. Il profumo è super buono, è un dolce esotico. Credo che sia dovuto alla noce di macadamia. Non ho mai provato un prodotto prima che contenga questo olio, per cui non posso dirvi se è dalle noci di macadamia, però è buono come profumo, molto buono come lavoro, ha la protezione così, è molto cremosa, spero che la vedete. Ok, quasi finita perché l'ho iniziata ad usare ancora in primavera. Dopo la ceretta è molto buona. Anzi, dopo la ceretta io consiglierei la Bella Rose o la crema per mani e piedi, però io la uso anche sul corpo, quasi finita, l'ho usata molto. La tengo in frigo ed è molto cremosa, però sulla pelle non rimane, non si sente nessuna pesantezza. Questa è più pesante, la della Coop, il burro. Invece questa si assorbe facilmente. Ed è fresca ed è molto lenitiva, vi dicevo appunto per la depilazione, per quando si fa la ceretta,
è ottima se tenuta in frigo e si stende che è ancora fresca. Sempre dell'idratazione, se parliamo, voglio farvi vedere il burro corpo sempre della Hay Mountain, viene così in una pellicola, che ha alla base burro di karité, che è ottimo come idratazione, nutrizione, e il secondo ingrediente è il burro di cacao. Io purtroppo non posso farvelo vedere in versione intera, però nel video dei prodotti Hay Mountain vedete la forma intera di questo burro. Adesso lo tengo in alluminio sempre in frigo, se no si scioglie e si spappola in bagno se tenete con questo caldo. E prendo dei pezzettini così e faccio la doccia. Dopo non ho bisogno di nessuna crema usando questo prodottino qua. Questi erano i miei prodotti favoriti dell'estate, molto contenta di usarli tutti quelli menzionati. Se avete qualche dubbio, se volete delle informazioni, ve le do con molto piacere, scrivetemi nei commenti e vi ringrazio per aver guardato il video. Vi aspetto al prossimo. Ciao!